Il ministro dell'istruzione, professor Bianchi, risponde all'interrogazione illustrata. 3 minuti, ministro. Senatore Romeo, grazie per questa domanda. La posizione del Ministero e mia personale è stata sempre quella di presenza, scuola in presenza. Quando negli scorsi mesi si è avuta la seconda ondata pandemica, abbiamo comunque tenuto i bambini e le bambine della primaria a scuola e abbiamo ridotto al minimo l'utilizzo della formazione a distanza per tutti gli altri. I dati recenti dell'Invalsi, quelli di ieri, ci dimostrano che questo nostro continuo insistere sulla presenza aveva ragione e noi lavoriamo e stiamo lavorando tutti per questo. Ricordo però che nel decreto sostegni bis le scuole statali potranno contare su 350 milioni, non 200 milioni, 350 milioni per tutte le misure di intervento necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti specifici, scolastici, e per gli stessi fini ulteriori 60 milioni sono state destinate a scuole paritarie. Per gli enti locali sono stati attribuiti altri 70 milioni per l'affitto di locali e il noleggio di strutture temporanee per aumentare, come da lei augurato, il numero degli spazi dedicati alla didattica. Non solo, ma come lei sa, nel Sostegni Bis abbiamo richiesto ulteriori risorse per quanto riguarda gli incarichi temporanei per il personale ATA e per il personale docente. Noi tutti ci auguriamo che di essere in fondo a questo lungo tunnel, però ci dobbiamo predisporre, e lo stiamo facendo e l'abbiamo fatto. Vorrei, per quanto riguarda il Ministero delle Infrastrutture e con il Ministero degli Interni, nel Sostegni Bis abbiamo stanziato 450 milioni per potenziare i servizi aggiuntivi di trasporto scolastico, è previsto la possibilità per gli uffici scolastici regionali di stipulare direttamente convenzioni con operatori economici esercenti il servizio di trasporto. Le scuole potranno inoltre accedere a un fondo di 50 milioni destinato a finanziare anche i piani per gli spostamenti casa-scuola, casa-personale scolastico degli studenti. Su questo rimangono attivi quello strumento fondamentale che sono i tavoli prefettizi. Per quanto riguarda il piano vaccinale, io credo che questo giochi un ruolo fondamentale. Come lei sa, siamo già molto avanti. Per il personale docente siamo già ad un livello tale che ci permette di cominciare a considerare che siamo prossimi ad un risultato, siamo prossimi all'80%, come sa, con differenze fra le regioni. Giungo al termine. Per quanto riguarda il superamento di queste soglie di vaccinazione, ovviamente io sostengo e faccio appello perché tutti i ragazzi si possano vaccinare, ma è un appello che sto facendo. Quindi credo che, e queste sono anche le considerazioni che noi abbiamo richiesto al CTS, stiamo attendendo il definitivo dato del CTS, ma questo è il modo con cui noi stiamo affrontando questa situazione. La ringrazio, ho il testo scritto che le consegno.